Gonfalone d'argento a Samuele Cannas, giovane talento plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa. La cerimonia si è tenuta mercoledì 4 maggio in sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Venerdì 6 maggio al Teatro La Compagnia di Firenze, giovani provenienti da varie aree della regione si sono incontrati con Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, per confrontarsi con lui su temi di stretta attualità. Samuele Cannas, plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa, ha ricevuto mercoledì 4 maggio il Gonfalone d'Argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presenti anche i vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. La storia di Samuele Cannas è una storia straordinaria, la storia di un ragazzo che oggi, partendo dalla sua casa, arriva ad essere uno dei protagonisti del mondo che cambia, di come si può migliorare la vita delle persone, andare a curare quelli che sembrano mali ad oggi incurabili. Noi ci affidiamo, ci mettiamo nelle sue mani. Con me oggi Samuele ha preso un impegno. Io questo impegno ce l'ho scritto sul libricino con cui raccolgo tutte le dediche alla fine degli incontri privati, e l'impegno è quello di tornare al nostro paese, di tornare in Toscana, perché dopo una grande esperienza come quella che farà è importante sempre più che si porti quell'esperienza nei nostri territori. La Toscana è sempre stata terra di cultura, di bellezza, ma è stata anche terra di ingegneri, terra di innovatori, terra di grandi luminari della medicina. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che la Toscana lo sia anche in futuro. Il nostro obiettivo è fare in modo che chi viene nella nostra terra si forma e poi ha la capacità di andare all'estero a prendere dell'altro, lo riporti sul nostro territorio. Conferire il Gonfalone d'Argento oggi qui, voluto a tutto l'ufficio di presidenza insieme al vicepresidente Scaramelli, al vicepresidente Casucci, e anche mandare un messaggio di speranza, un messaggio di positività alle ragazze e ai ragazzi, che è quello di provare ad andare sempre un po' oltre i propri limiti. In questo caso i limiti sono veramente alti, ma il senso è quello: ci si può fare anche nelle sfide più difficili, anche quando si casca ci si può e ci si deve rialzare, e anche chi fatica di più nell'università può avere come esempio l'esempio di Samuele, che è un esempio positivo a cui dobbiamo tendere anche noi nel nostro impegno in politica. No, non è affatto una qualcosa di straordinario, ed è bello che il Consiglio regionale riconosca a chi ha merito, talento, grandi qualità da esprimere un riconoscimento che va oltre il riconoscimento in se stesso. Si sta investendo su una intelligenza straordinaria, su una persona che sta dimostrando a se stesso e al nostro paese delle qualità incredibili. È bene che possa fare anche esperienze fuori dall'Italia. Il sogno ovviamente è che queste grandi intelligenze possano poi portare nel nostro paese un contributo, soprattutto per la ricerca, per la scienza e per tutto quello che, insomma, la Toscana ha bisogno. Siamo innanzitutto molto soddisfatti di dare questo riconoscimento a Cannas, che si è dimostrato veramente un talento assoluto. Questi 6 titoli di studio sono veramente a dimostrare una intelligenza eccezionale, e c'è tanto bisogno di intelligenza positiva in questo paese. È un esempio importante da far conoscere, da promuovere, e noi come Consiglio regionale siamo sempre stati sensibili a queste iniziative proprio per far sì, ecco, che i giovani possano essere conosciuti. Questo palazzo continua ad aprirsi all'esterno e si apre anche nel riconoscere le grandezze dei nostri giovani. Allora, io sono contentissimo ed emozionatissimo, anche perché a breve partirò per gli Stati Uniti, quindi penso che questo sarà il mio ultimo giorno in Toscana prima della partenza, però non è un addio, arrivederci, perché spero di, anzi prometto di ritornarci a breve, alla fine del mio percorso formativo, quindi sono davvero emozionatissimo. Io ho avuto la grandissima fortuna di entrare all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che ringrazio sempre perché mi hanno fatto trovare un ambiente straordinario nel quale formarmi. E diciamo, il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, quindi nello specifico pancreas, fegato e vie biliari. E dopo il mio primo anno di medicina mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche. Quindi, quasi per gioco, decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare. Bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie. Cosa faccio?
Provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Ma diciamo, non sono partito all'inizio con devo prendere 6 lauree, no, è stato un percorso in divenire. Cioè, mi sono chiesto cosa mi serve per poter comprendere queste problematiche, e la risposta è stata beh, questo tipo di percorso multidisciplinare. Infatti io sono contentissimo che è caduto l'obbligo che vietava di iscriversi contemporaneamente a 2 corsi di laurea, quindi ben venga che i ragazzi possano cucire su misura i percorsi che ritengono più opportuni per il proprio futuro. Cioè, ribadisco, gli unici limiti sono quelli che noi stessi poniamo davanti a noi. Per cui se non ritiene che percorsi di laurea multidisciplinari, paralleli, possano essere utili per poter acquisire questo bagaglio di competenze indispensabili per poter rispondere alle domande scientifiche del presente e del futuro, ben venga. Cioè, ognuno deve avere un approccio proattivo. Non è importante il numero di lauree o quante se ne prendono, è importante il bagaglio di competenze e di cultura che uno acquisisce, che poi usa per poter rispondere a queste domande così complesse ma allo stesso tempo così affascinanti. Oltre 300 ragazzi provenienti da tutta la Toscana si sono confrontati venerdì 6 maggio con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea. È stato un confronto a tutto campo in cui gli studenti hanno rivolto domande sul funzionamento delle istituzioni europee, sul monitoraggio dei bilanci, sugli obiettivi, ma anche sulle strategie adottate dall'Europa nella guerra russo-ucraina e sulle possibilità da parte dei paesi europei di affrancarsi dalla dipendenza dalle fonti energetiche russe. Sono stati dunque i giovani protagonisti dell'iniziativa al Teatro della Compagnia di Firenze dal titolo Generazione Europa, i giovani toscani incontrano Josep Borrell, organizzata dal Consiglio regionale della Toscana e dalla Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali in occasione della Giornata dell'Europa. Il ministro degli esteri dell'Europa, così tutti possono capire qual è il suo ruolo, Borrell è davvero un amico di Firenze e della Toscana. Ricordiamo che è stato per 3 anni, una decina d'anni fa, proprio qua come direttore dell'Università Europea, e il ruolo che a poco poi ha raggiunto quando ha svolto le sue funzioni in Spagna lo ha portato a essere designato dal governo spagnolo nella Commissione, e nella Commissione Europea svolge questo ruolo così centrale, fondamentale come oggi quello degli affari esteri, e voi capite nella vicenda ucraina cosa significa la sua voce. Abbiamo parlato a lungo e ci siamo resi conto della determinazione che vi è nella Commissione Europea e quindi nei vertici dell'Europa a stare accanto al popolo ucraino, vivere la solidarietà, creare le condizioni perché tutti e 27 paesi dell'Unione Europea possano sostenere la politica delle sanzioni e la politica di aiuto a un popolo che in questo momento è un po' lo scudo dell'Europa, perché di fronte a chi persegue disegni assurdi della grande Russia, parlo di Putin, è necessario essere vicini al popolo ucraino, perché l'identità di questo popolo, di questa nazione sovrana da cui da secoli si guarda come il riferimento dell'Europa centrale, è indubbio che significa affermazione della sovranità, affermazione di una autodeterminazione dei cittadini ucraini a scegliersi il proprio governo, oggi più che rappresentativamente espresso dal Presidente Zelensky, e a difendere quelle condizioni di libertà e di democrazia che, se lasciamo andare in Ucraina, poi diventano per forza di cose messe in discussione in tutti i paesi europei. L'Europa è la nostra comunità di destino, è il nostro sogno, è il nostro futuro. L'Europa sono i nostri giovani, per questo abbiamo voluto organizzare questo momento con uno dei massimi rappresentanti della Commissione Europea per far sì che i giovani potessero porgli le domande su quale deve essere il futuro dell'Europa, un'Europa più solidale, un'Europa più accogliente, un'Europa che non si volti dall'altra parte. Oggi, perché possa cessare il fuoco in questa atroce guerra che sta sconvolgendo
l'Ucraina, c'è necessità di più Europa, c'è necessità che l'Europa faccia ancora di più la sua parte e che sostenga la resistenza del popolo ucraino. Bello sapere che tanti ragazzi oggi potranno confrontarsi e porre domande a chi ogni giorno decide sul futuro della nostra Europa. L'Europa è quella che David Sassoli solo un anno fa qui ci ha descritto, un'Europa accogliente, solidale, un'Europa che arrivi al cuore di ciascuno di noi e che non la senta lontano. Abbiamo vissuto anni in cui l'Europa è stata vista sempre come l'Europa matrigna, dell'austerità. Oggi abbiamo un'Europa che rilancia, un'Europa che tenta di farci uscire, sostenendoci anche dalla terribile pandemia. Ecco, ognuno di noi il compito di metterci un pezzettino, un passaggio di testimone e di consegna con chi ogni giorno vive questa Europa, e che deve essere un'Europa sempre più dei ponti e non dei muri. Questa giornata dedicata all'Europa per noi è importante anche perché cerca di raggiungere un doppio obiettivo che come Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana ci siamo dati, ovvero ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Credo che grazie alla straordinaria disponibilità dell'alto rappresentante Borrell di interloquire, dialogare, rispondere alle domande delle ragazze e dei ragazzi, credo che insomma, si scriva una pagina, noi ci auguriamo bella, che non è un punto di arrivo ma è l'avvio di un percorso che noi insieme al Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Mazzeo, insieme al Presidente della Giunta Gianni, che voglio citare come sempre attento a tutte le nostre proposte, noi come Commissione delle Politiche Europee, con un dibattito a più voci, che è il nostro bene più prezioso, cercheremo di proseguire su questa linea. Penso che la Commissione ha lavorato tanto in questi due anni, ci siamo dati un'identità, abbiamo fatto un grande percorso insieme, però questa festa dell'Europa deve secondo me rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa. Il futuro passa dai giovani, perché hanno più futuro che i vecchi. Sì, veramente. Guarda, le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è come qua. Allora l'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro? Che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale, perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale, e perché hanno d'altre potere molto più grande che noi, dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte, e se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più, perché siamo troppo piccoli. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza.